Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. Vi piace sta canzone, eh? La volete sentire fatta dal vivo? Che senso? Questa sera, stasera ci fate la seconda serata su Rai 2 i Subsonica. Si esibiranno a fine puntata. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buon martedì 23 gennaio. Questa mattina ero da Fiorello, ho fatto un po' di stories a commento su Instagram. Mi sono sbagliato e ho detto febbraio. L'ho fatto per avere engagement, come faceva Marco Galli con i segni zodiacali, che ne sbagliava uno apposta così tutti scrivevate: guarda che si è dimenticato questo segno. Io l'ho sbagliato apposta così tutti mi avete scritto per dire: ah, va che siamo ancora a gennaio. La verità è che ero un po' rincoglionito e quindi speravo fosse febbraio, invece no, è ancora il 23 di gennaio. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant. Sigla! Sei intanto tu, Mauri? Sì. Pronto? Chi parla? Pronto. Buongiorno ragazzi, come va? Bene. Come state? Bene. Oggi puntata di Cattelant con lo scisma, la squadra si è spezzata, c'è la Fosca, c'è Maurizio, c'è Walter a Milano, sì. Io sono qua dagli studi di Roma, gli studi del trio, devo dire, molto belli, cioè gli studi di Radio DJ dove vengono dal trio, molto belli.
È la prima volta che ci vengo perché li hanno rifatti tutti. Vedete dalla webcam? C'è anche un bel finestrone lì dietro. Molto, molto belli. Molto belli. Ma poi anche gente simpatica. Posso dire? Allora, di solito. Di solito quando io mi allontano da voi, comunque un po' mi mancate. Perché dobbiamo tenere? Ma no, è come lì nell'amore, no? Quando tu stai con uno e ti lamenti sempre, ah mamma mia, voglio la mia libertà, poi quando non c'è dici, mi manca nel letto toccargli il piede, mi manca mangiare insieme a lui, parlare con lui, mi manca, quando vado a New York, comunque mi mancate, sento che sto facendo un programma zoppo, perché comunque, non... invece qua, devo dire, c'è della gente simpatica, ci sono i vostri alter ego... Sì. Un po' meglio, però. Per esempio, guarda, ci sono più o meno gli stessi ruoli. Tipo, noi a Milano abbiamo Walter. Qui c'è il Previ, col quale abbiamo fatto le stesse cose che facciamo io e Walter. Ma lui è un po' più intellettuale. Quindi io e Walter, prima della puntata, guardiamo i gol della Premier League. Col Previ ci siamo visti dei film di Truffaut. Abbiamo visto dei film di Truffaut così. Poi è sempre molto rassicurante il Previ. Sì. No, il Previ sa ti dà tutto. Una, sì, ti dà una sicurezza. Se hai un dubbio, chiedi il Previ. Sa. Poi, noi a Milano abbiamo la Fosca che arriva a mezzogiorno meno 5. Ciao, ciao. E così. Qua c'è la Veronica, io sono arrivato e lei era già qua. No. Te lo giuro. Operativa da 8 ore. Sai a che ora si sveglia? Vero, a che ora ti svegli? Alle 4, Fosca, si sveglia alle 4 del mattino. Le chiedo sempre come fa a sopravvivere. E non l'ho sentita lamentarsi con nessuno di questa roba qua. È una roba incredibile. Perché comunque, quando scopri il mondo, scopri delle usanze nuove. Vero? Quanti metri quadrati hai di casa? 80, Fosca, 80 metri quadrati. Allora, mi tengo la mia sveglia alle 8 e mezza nei miei 25 metri quadri, va bene? Esatto, ma lei 80 perché si sveglia alle 4. Te vuoi la casa più grande, ti svegli alle 11. Come cazzo fai a comprarti la casa più grande? Devi produrre. Poi c'è il Magister Patrick e lì, vabbè, è una battaglia vinta. Non gli ho neanche dovuto rivolgere la parola, Mauri, e già avevo capito che era meglio di te. Vero? Sì, meglio. Come va, ragazzoni? State tutti bene, però, sì? Forse hai azzeccato il pronostico quasi, cioè hai azzeccato chi avrebbe vinto la Supercoppa, non il risultato, avevi detto 3-2. Avevo detto 3-2, invece no, Invece partita bloccatissima, però insomma hai azzeccato almeno il vincitore. Eri contenta, l'hai guardata, l'hai vista? No. Ne ho sentito parlare intensamente. ne ho sentito parlare, molto bene. So che è stata una partita molto combattuta. Sì, sì, fino alla fine. Con dei falli molto anche. Molto tesa, sì. Beh, sì, in tutte le partite ci sono dei falli, però sì, con dei falli. E degli qualcuno step ha detto, on foot. Sai che un sacco di step on foot. Qualcuno mi ha scritto oggi che ascoltare Fosca che parla di calcio è come vedere la prima stagione di Ted Lasso. Cioè? È un telefilm molto bello dove arriva questo allenatore dall'America che di calcio non sa proprio niente. Cioè non sa neanche che i tempi sono due, non sa proprio che le linee laterali si butta la palla dentro con le mani, non sa proprio niente. Vedi che niente. C'è speranza per tutti, quindi. È certo. Allora, io oggi sono a Roma perché sono andato da Fiorello stamattina, che è sempre molto divertente. Anche lui si sveglia presto. Sì, ma quello è il motivo per cui fa il programma. Cioè, il programma è lui che si sveglia presto e quindi poi obbliga tutti quanti a svegliarsi così. Però, insomma, ci si va sempre con gioia perché ci si diverte sempre. E devo dire che questo mio aver iniziato da un po' ad anticipare la mia sveglia rispetto all'altra volta in cui sono andato da lui, che poi ero completamente stravolto, stavolta ero più a mio agio. Cioè, era un orario fattibile. Ti stai abituando. E stamattina comunque Roma 6 del mattino potevo stare senza giacca. Come Fabio Caressa al club. Apriamo senza giacca. No, cioè sì, c'è proprio un altro. Sì, si piace proprio un altro clima. Allora, dai, iniziamo questa puntata. Vi diamo subito le coordinate, insomma, il numero per gli SMS che è il 347-342-5220 come ogni giorno. Scusatemi, mi avete chiesto perché ero da Fiorello? Ho sentito bene? Sì. E perché stasera incomincia la nuova stagione di Stasera c'è Catalan. Sì, è per quello. Con ospite William Defoe. Sì. Allora, andiamo in onda dopo The Floor. Il programma di The Jackal. Prima c'è The Floor, poi c'è William The Floor. Poi c'è i Subsonica, poi c'è i Soliti Idioti, poi c'è Marco Travaglio questa sera. Bello. In seconda serata, sì, un sacco di roba. Dicevamo 347-342-5220 il nostro numero per gli SMS. Walter c'è, che non l'ho sentito. Sì, ti sto ascoltando. Grazie per il contributo. Perché quello si può fare anche da casa, cioè è come un ascoltatore. Quindi, sei qua ogni tanto di ne roba. Partiamo col primo pezzo di oggi, cominciamo con Hootie and the Blowfish. Hold my hand. Su Radio DJ. Some tenderness. We'll walk upon the water. We'll rise above the mist with a little peace and some harmony. We'll take the world together. We'll take them by the hand.
Un abbraccio ai genitori della Marta che oggi erano lì a vedere Fiorello, hanno detto, e probabilmente ci siamo visti, magari ci siamo anche abbracciati. Un saluto anche a Simone che dice: ma scusatemi, ma allora la Fosca, se è così poco produttiva, perché viene tenuta lì a Radio DJ? Ragazzi, ma noi raccontiamo un mondo che mica è reale, noi siamo qua per mettere in piedi un teatrino dell'assurdo, cioè la Fosca è stra efficiente, stra dorme anche, perché dorme, però è stra efficiente. Vabbè, ma perché è tutto spostato nelle 8 ore seguenti poi, ma che, certo. Non è che poi io all'1:01 me ne vado. No, esatto, cioè la Fosca arriva a lavorare tardi, ma perché la sera è stata fuori fino a tardi a vedere i concerti, cioè non è che viene tardi. Arriva tardi e va a dormire presto. Stasera arriva tardi al cinema. Perché la sera comunque fa le cose, quindi poi. Sennò cosa vi racconto? No, certo. Ma infatti noi la mandiamo in giro. Fosca, vivi la tua vita e torna vincitrice, così noi avremo un sacco di cose di cui parlare. Qualcuno chiede: stasera Willem Dafoe chiederai della citazione che ha avuto dentro How I Met Your Mother? Voi l'avete visto il telefilm How I Met Your Mother? Sì. Vabbè, è una specie di Friends fatto un po' dopo, quindi con un'altra velocità, un po' più divertente, ma comunque si appoggia tanto sulle dinamiche di Friends, no? Sì. E a un certo punto c'era uno dei personaggi che diceva che William Dafoe, il nome William Dafoe, se non sbaglio, vado proprio a memoria, gli ricordava, cioè quando lui sentiva nominare William Dafoe era come se davanti a lui si immaginasse una rana che parla con un pappagallo. E uno dice Willem e l'altro Dafoe. Willem perché? Dafoe. Così, non lo so. Però nel telefilm faceva ridere. No, non gli chiedo. Sai cosa volevo chiedergli? Perché è una domanda vera che ho da tanto tempo. Volevo chiedergli, e magari glielo chiedo stasera se non mi emoziono troppo. Gli attori per fare i loro ruoli lavorano, soprattutto quelli molto bravi, fanno un lavoro della Madonna, fanno sembrare facile qualcosa di molto complesso, no? Sì. Cioè per portare sullo schermo quell'espressione lì che a noi sembra naturale, loro ci lavorano, entrano nel personaggio, si macerano, a volte alcuni non riescono neanche più a uscirne, si rovinano la vita per fare quell'espressione lì. E poi al giorno d'oggi la gente le usa per i meme. Dicevo, quella roba lì vi dà fastidio a voi attori che state lì proprio a macerarvi e poi arriva il primo scemo su internet, usa quella roba lì come un meme, non so, DiCaprio che è il più grande campione mondiale di meme, che c'ha tutta la il meme del bicchiere, quello dove ride, quello dove indica, chissà che lavoro ha fatto su quell'espressione, e poi noi lo usiamo per commentare il Grande Fratello coi meme. Però non ne esce male, cioè è comunque un valore aggiunto alla sua espressività. Se l'attore è molto bravo, anche il meme forse lo aumenta, sì, effettivamente, non lo penalizza. Ho visto uno di DiCaprio in Titanic in cui in tutte le scene al posto di Rose c'era un gatto ed era stupendo. Cioè, e comunque lui la sua figura la faceva. Sì, perché lui era credibilissimo. La sua figura la faceva lo stesso. Chi lo sa, magari stasera glielo chiedo. Visto che abbiamo messo Utili The Blowfish, canzone che ha fatto esultare chi li conosce. Perché in Italia non è che sono proprio famosissimi. Negli anni 90 sì. Sì. Poi Post Malone ha rifatto uno dei loro pezzi più famosi. Com'è che si chiamava? Sunflower? Qual era il pezzo? Comunque sia, Utile and the Blowfish, visto che parlavamo di How I Met Your Mother. Hai detto che How I Met Your Mother fa più ridere di Friends? fa più ridere. È un po' come, io l'esempio che faccio sempre sono i Griffin con i Simpson. Sì. I Griffin, se non fossero esistiti i Simpson, probabilmente non sarebbero esistiti. Però, essendo arrivati dopo, hanno la fortuna di avere un linguaggio più fresco, no? Cioè, sono un po' più pam pam pam, battuta. Però anch'io sono supporter di Friends. Tanto che in una puntata di Friends, Uti and the Blowfish erano il motivo di un litigio fra i sei amici. Litigavano 3 e 3. Perché volevano andare tutti al concerto, ma 3 di loro, i 3 che non lavorano, non avevano i soldi per il biglietto. E quindi questo ha creato le prime frizioni. I 3 che lavoravano a un certo punto hanno comprato i biglietti anche per gli altri, pensando di fare un bel gesto, ma gli altri si sono offesi. Perché hanno detto: e cosa ci fate? La beneficenza? E gli altri hanno detto: di base sì, ma lo facciamo col cuore. E lì mi ricordo che avevano litigato di brutto, per soldi. Avete mai litigato per soldi voi? Perché? Perché non li date mai a nessuno. Esatto. Ne avrei avuto i motivi, ma poi pur di non litigare faccio un passo indietro e diciamo un po' ci perdo. Ok, allora secondo me sei come me, perché non so, se hai litigato per soldi è perché magari hai prestato soldi o hai anticipato soldi o hai pagato un lavoro.
Ah, no, beh, però cacchio, lavoro e poi nessuno ti ha mai più pagato. Beh, però se è per amicizia, c'è quel non detto, detto non detto. Non lo so. No, io dicevo, a volte a me è capitato di averli prestati o anticipati così, però io, proprio perché so che se no litigo e mi dispiacerebbe litigare per soldi, io presto, anticipo solo quei soldi che posso pensare nel mio cervello di considerare già persi. Sì, mi sembra giusto. Cioè, che sì. Se poi me li ridà, dico, cacchio, va che bravo così, ma se non me li ridà, dico, vabbè, li avevo, non li ho mai considerati sì. Una cifra che sarebbe tornata indietro. Allora, se li avessi, anch'io ragionerei così. Beh, ma ognuno per i soldi che ha, c'ha una soglia oltre il quale dice, vabbè, questo te lo posso dare, no, non li considero per quella roba lì. No. Però sì, litigare per soldi è brutto, tanto che è una delle puntate di Friends che mi avevano più lasciato la mano in bocca, ragazzi. Volevo condividere con voi questo momento. Che canzone mettiamo dopo, Mauri? I Kunks con David Guetta. Ma quando è che lo fai un disco così tu, Maurizio? Sinceramente. Adesso vediamo, dai. Puoi darti da fare. Puoi darti da fare. Kunks, David Guetta, Altra Gente, All Night Long su Radio DJ. Ritiro tutto, non fare un disco così, dai. No, Mauri, ma tu da esperto del settore di questo genere musicale così, secondo te questo disco gliel'hanno pubblicato, prodotto, perché era di David Guetta? Cioè, se fosse stato tuo... No, se fosse stato mio... Non ti prendeva in considerazione. Il cestino direttamente. Però essendo David Guetta... come quando prendi una cosa perché è firmata, perché c'ha il marchio, no? Ma vendi poi quella roba lì. Comunque, Ale, se ci fai caso... Molto spesso quando due big del settore si mettono a fare una collaborazione non viene fuori un pezzo chissà quanto figo. Allora, non ho idea di cosa sto per dirti, ma adesso mi hai messo un tarlo che voglio solo smentirti. Voglio Michael Jackson e come si chiama? come si chiama? E Paul McCartney. No, come si chiama quello lì? Non era, come si chiama Paul McCartney? Ebony and Ivory. No, The Girl Is Mine. Ebony and Ivory, mi sa che Stevie Wonder. Stevie Wonder, certo. Sì. Non è pezzone. È pezzone. Ma dove, dai? No, è Ebony and Ivory. No, non è bello? Ma però non è... Cioè, non so come dirti... Beyoncé e Jay-Z. Ho capito, ma quello è diverso. Ma scusa, Slash e Lenny Kravitz.
hanno fatto dei pezzi incredibili. Sì, però non sono rappresentativi. Cioè, quando pensi a Lenny Kravitz o Slash, non pensi a quella canzone. Idem quando pensi a Michael Jackson, non pensi al pezzo con Britney e Madonna. Il pezzo non era... Il critico sì, musicale però, Walter Proserpio. Se posso dire, Walter, anch'io se penso a David Guetta non penso a questo pezzo qua. È quello che sto dicendo io. No, sì, vabbè, cosa vuol dire? Però non vuol dire che non posso. Cioè, comunque Crazy in Love era bello. Ah, beh, sì. Sì, ma col rapper non vale. E poi erano sposati. No, lì è lì che si sono inciucciati. Ah, davvero? Galeotto fu quella canzone lì, credo. Ci hanno scritto Aerosmith e Run DMC Under Pressure. Madonna, David Bowie e Queen. Ma porco Giuda, posso chiedere, quello volevo dirti. Walter, quello volevo dirti. David Bowie e Queen. Gli Aerosmith e Run DMC. Chiedo scusa. Fausto Leali, Anna Oxa. Oh, ma di cosa stiamo parlando? Hai visto perché non parlavo? Sei te che mi fomenti. Ma guarda, sai che il Previ, una cagata del genere, non l'avrebbe mai detta. Mai detta. Qualcuno chiede anche se il Previ ha le manine piccole come Walter o invece le ha normali. No, le ha normali. Non ha le manine del Walter. Tornando al discorso dei soldi, c'era un ragazzo che mi interessava prima. Adesso ho perso il messaggio perché ci state scrivendo tutti i featuring clamorosi di Big che si sono messi insieme e hanno fatto la loro canzone più bella della vita. Uno che diceva: io non prestavo soldi da ragazzino, prestavo i CD. E se non me li riportavano entro 3 giorni, andavo col motorino sotto casa e gli spaccavo tutto. Perché secondo me il CD rispetto ai soldi, cioè, hai più voglia che ti torni. A me capita, per esempio, con i libri faccio più fatica a prestarli che i soldi. Capisci? Cioè, se presto un libro, poi sto lì in pensiero la notte, non dormo, hai. Mi imbatto. Perché ne hai tanti, ne hai. Di libri? Di soldi. No, ma comunque ne presto un po'. Cioè, non è che sto lì e faccio: oh, cos'hai bisogno? Toh, prendi qua, prendi qua. Cioè, sono comunque pochi e a chi mi... comunque alle persone di cui mi fido. Sì. Ma il libro mi fa più rodere. Sì. Ma poi secondo me dai più per scontato che torni indietro il libro. Nella tua siccome nella tua, io vorrei che tornassi indietro, invece io do più per scontato che quello lo considera un, ma sì, vabbè, mi ha prestato un libro, l'avrà già letto, me lo adesso tengo. È mio. No, ragazzo mio, non funziona così. Giorgia e Bocelli. Basta. Vivo per lei che mi fa sperare un po'. Allora useremo tutto questo spazio pubblicitario che sta per arrivare per raccogliere duetti incredibili. Forse nella seconda mezz'ora ruggeremo Randy a Sanremo. Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Ma vale, Tozzi, ma vale. Totti e Raff. Tozzi e Raff. Adesso facciamo ascoltare tutte le più belle canzoni di duetti. Nella seconda mezz'ora facciamo la seconda mezz'ora musicale. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Torniamo tra poco. Tra le altre cose, dopo, già in scaletta, avevamo Emma e Lazza. Per dire. Un po' di pubblicità e torniamo tra poco. Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon riding magic when it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got
Siamo andati fuori di testa per questo giochino. Bentornati, 12.35, siete sempre su Radio DJ. Ci siamo lasciati con una bestemmia, proprio una stupidata di Walter che ha detto sì, che com'è che era? Il presupposto iniziale qual è che era? Però scusa Ale, io ero qua in silenzio per i fatti miei inizio puntata. Se mi dici parla, non ti sento così, io poi le dico le cose. Cioè, dovevo specificare intelligenti? Io sono questo qui. Qui, cos'è roba qui. La tua teoria cos'era? Che due big della musica, quando si mettono insieme per fare una canzone insieme e non vale il rap, perché il non si del sa rap perché. È troppo... Allora, guarda, questa cosa del rap all'inizio mi aveva fatto storcere il naso, però è vero, cioè se c'è un rapper e poi c'è una che gli fa il ritornellino, non è un featuring per le case discografiche. E io dico, non viene mai il loro pezzo più clamoroso, è anche come se perdessero tutti e due. Walter Luzzatto Fegit, Valdo Grasso, scusami un secondo, Empire State of Mind di Jay-Z Nella categoria rap. È un po' più di ritornello, però quella roba, quella roba lì c'ha più densità, sì, è vero. Secondo me. O no? Comunque ne avete mandati un sacco, noi li leggevamo anche durante la pubblicità, ci stavamo scannando sulle cose, queste belle, queste brutte, queste. Allora, a parte che chi dice Cocchi e Renato, ho capito cosa c'entra Cocchi e Renato, cioè sono già un duo, quello è già un duo così. A me fanno ridere quelli tipo I Belong to You, Eros Ramazzotti e Anastasia. Cioè, che è una bella canzone, ma non è secondo me la più bella né di Eros né di Anastasia. Un punto per Walter. Cioè noi stiamo cercando di smontare questa teoria di Walter. Ok? È quella. Piero Pelù e Angun. Quella era una bomba, oh. Cos'era? L'amore immaginato. Punto per Walter. L'amore immaginato. Quello vero, quello falso, quello vero, vero, vero. Quello lì. Bella, ma non è. Di sicuro non è il pezzo più bello dei Litfiba o di Piero Pelù. Di Angun, non so, ha fatto altri pezzi Angun. A Snow on the Desert. On the Sahara, on the desert. Com'è che? Sahara. No, Sahara. Era bello quel pezzo lì. No, sì. Non è il pezzo. Quindi un altro punto per Walter. Il mio nome è mai più? Un altro punto. Quella è bella. E poi c'è il messaggio. Quando c'è il messaggio. No, c'era il messaggio che vale sempre tanto. Bono e Mary J. Blige non mi ha convinto. Un po' perché la canzone One, che è già degli U2, quindi Mary J. Blige ha fatto un po' il parassita. Si è aggiunta a una roba che già c'era. Non è che ha messo della fatica. Ha detto, posso cantare. Lei la stava cantando, canta bene, l'hanno aggiunta. Ma non è un featuring. No. Jay-Z e Linkin Park. Ognuno ha fatto il suo pezzo. A me piace molto, però è un altro punto per Walter. Sono già tanti punti per Walter. Puoi dire che c'aveva ragione Walter. No, però ne leggo alcuni. Bennato Nannini, Notti Magiche. Clamorosa. Anche quelle più recenti, Farrell e Daft Punk. Bella. Get Lucky. Mazza, quello è un pezzone. È un pezzone, forse il più bello di tutti. Robby e Kylie Minogue, Kids. Bella. Un punto per noi. No, come Mao? Sì, bella. Vento d'estate, Max Gazzè e Fabi. Bella. Cos'è We Are the World? We Are the World, quella tutti insieme. Quando c'è troppa gente, poi non si capisce più niente. No, noi vogliamo i duetti. Se siamo troppi. Noi ci stavamo concentrando un po' sulle italiane. Abbiamo scelto un plebiscito. La canzone che avete nominato di tutti i vari featuring, ce n'era una bellissima. Elisa ne ha fatte un sacco. Elisa Ligabue, Elisa Cremonini. La mia preferita è Elisa Calcutta, che è passata un po' poco. No. Però Elisa Calcutta è bella. C'era un Tiziano Ferro Carmen Consoli bellissimo. Non mi ricordo più il titolo, ma era stupenda. È vero, siamo donne anche. Siamo... Ah, pensavo fosse quella di Tiziano Ferro Carmen Consoli. No, è vero. Sabrina Salerno e Josquino. No, come si chiamava quella di Tiziano e Carmen Consoli, che era stupenda? Non mi ricordo. Cavolo, non mi viene in mente, ma era bellissima. Comunque abbiamo scelto Gente di Mare. Il conforto, bellissima. Il conforto, stupenda, una canzone meravigliosa. Però abbiamo scelto di farvi ascoltare Gente di Mare di Tozzi e Raff. Siete contenti? Sì. Abbiamo scelto, è quella che trovava più punti in comune fra tutti. Abbiamo alzato tutti le mani e abbiamo detto, vi meritate questa. Navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura. Quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità,
e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove ti pare, dove non sa. Gente con sala che non c'è più, dire che c'è un che di poetico in questa canzone sicuramente. Mauri, prepara un attimo al volo, solo veloce solo il ritornello di quella di Tiziano Ferro e Carmen Consoli, che era stupenda, anche solo l'inizio, che era bello anche l'inizio. Posso dire che c'è un che di poetico in questa canzone sicuramente, ma anche in questo modo di star qui su Radio DJ a commentare la musica come se fossimo a casa come nostra, se fossimo alla Bocciofila di Tortona, no? Dall'alto di cosa? Ma dall'alto di... Scusami, la musica non ha bisogno di un alto, la musica ha solo bisogno di orecchie che la vogliano ascoltare. E noi ce le abbiamo le orecchie, siamo qua e commentiamo la musica e diciamo bello, che bello questa canzone. Ah, questo era il conforto. Allora siamo in due. Niente, volevo solo sentire l'inizio, Mauri, grazie, perché mi hai fatto venire quella voglia, quella voglia lì che doveva essere soddisfatta proprio da una nota così. Allora, è tornato Maurizio, è tornato sano e salvo? Sì. Salvo poco. Allora, perché dopo avevamo un'altra bella canzone e avendo messo Gente di Mare, che comunque è una bella canzone, erano due canzoni un po' datate, non proprio nuovissime, che di solito è una regola che non si dovrebbe fare. Abbiamo mandato Maurizio in avanscoperta, noi tutti dietro di lui, nascosti da Maurizio, l'abbiamo mandato all'ufficio programmazione a chiedere il permesso di poter fare questa operazione. Francesco mi stava alzando le mani. Lo so, è un po' come quando, però è un po' come quando Tom Cruise in Top Gun, nei panni di Maverick, chiede autorizzazione per volo radente. Gli dicono no, ma poi lui fa il cazzo che vuole, cioè, o no. E lì, l'ufficio programmazione a un certo punto ha alzato le mani e ha detto, vabbè ragazzi, cioè, perché ci davano una motivazione e noi, ma sì, ma però, ma sai, però vorrei. Vecchie. E lo so, però a noi ci piace. E per i bebè, dopo un po', come i genitori con i bambini capricciosi, ci ha alzato le mani e fa vabbè, oh, fate quello che volete. E quindi vi siete guadagnati di poter ascoltare i Verve con Lucky Man su Radio DJ, canzone per la quale ringraziamo l'ufficio programmazione e gli vogliamo tanto bene. Noi siamo dei Lucky Man ad avere voi come colleghi di lavoro. Grazie.
Autorizzazione volo radente torre di controllo. Autorizzazione negata. Abbiamo fatto un po' un gesto di questo tipo. Però noi andiamo a fare le battaglie, e quando dico noi intendo Maurizio. Noi qua tutti a fare i leoni. Basta, non siamo, voglio mettere la musica nostra. Tutti... Maurizio, vai. Io vado a chiedere Maurizio, al vai a dirglielo. Vai a dirglielo a loro. Così. Noi siamo qua a fare veramente i leoni. Noi siamo dei leoni da tastiera, sì, alla fine. Siamo qua dietro, ci nascondiamo dietro alle spalle possenti di Maurizio. Però queste battaglie le facciamo per voi, ragazzi, per mandarvi via. Poi leggiamo i messaggi e siete tutti contenti. Vedi che abbiamo fatto bene. C'è un'altra roba che sta mandando fuori di testa a Walter da qualche settimana, che anche oggi, come ieri, come martedì scorso, come lunedì scorso, molti di voi stanno scrivendo la puntata più bella di sempre. Ma è una puntata... quella di oggi, come quella di ieri, come quella di martedì, che non ha né capo né coda. Sono delle puntate che non hanno completamente senso. Facciamoci delle domande. Ma io sono con i ragazzi, È Walter che non si rende conto del potenziale. Il molto potenziale. C'è molto potenziale di questo. Il potenziale del non avere un né capo né coda. Ci divertiamo, ci ascoltiamo le cose. Sì. La gente va a lavorare, poi torna alla pausa pranzo. Tutti felici di aver ascoltato una canzone, ma non tanto per la canzone.
una canzone che ci ha fatto litigare con l'ufficio programmazione. È questo che li gasa loro, che ti ha fatto litigare. È questo che a loro proprio li fomenta. Allora, non abbiamo più tempo però, perché una canzone qua, una canzone là, ci è rimasto il tempo solo per una canzone, sì, che in questa puntata dei duetti però ci sta di brutto, perché sono Emma insieme a Lazza, Amore Cane, su Radio DJ. Le cose tra di noi partono sempre dalla fine, asciughi le lacrime che io non ho, non ho. Sei la meta che confonde, quando la voce si rompe, e dovrei guardare oltre ma non mi va. Siamo diventati anche nemici per non essere felici veramente. In un albergo di Milano con le ossa rotte, sopra le lenzuola fredde. Già memoria, e tu sei quella routine che a me non annoia. Ti avrei preso a calci, ma ti ho dato le mani. Noi per comandarci, sai, finiremo schiavi. Potrai pure odiarmi, l'importante è che non dici che ti sono indifferente. Sei disposto a perdermi solo per poi cercarmi tra gli sguardi della gente. Ti chiedo di non farci caso, se delle volte mi agitavo, ti rivedo in 100.000 volte, ora non so vederci chiaro, ma è andata come immaginavo, non riuscivo ad andarci piano, noi che per figurare forti a volte quasi vacilliamo. Ma dimmi dove vai la notte, in bilico, forse io non so se farsi male. Mi sa che era il feat che era nato durante una serata in macchina dove stavano girando per la città. E in macchina, sai che in macchina dicono sempre che il momento in cui capisci se una canzone è forte o no, se l'hai appena fatta, i cantanti lo capiscono in macchina. Vanno in macchina. Tu, Maurizio, quando fai le tue produzioni, te le ascolti in macchina? No, no. È per quello che non è ancora uscita una. Se tu vai in macchina, le senti e allora poi. È vero, anche nel documentario di Machine Gun Kelly lui fa vedere che si ascolta tutte le sue canzoni appena fatte in macchina. La maggior parte fa così, perché hanno l'impianto bello, stanno lì chiusi, non li disturba nessuno e vanno. Lasciando a casa la patente nel suo caso. Sì, ci sconoscendo il tipo, per come ce l'hai raccontato tu, il signor Ganchelli, ci, devo dire, ci sta. Niente, vado a prendere l'aereo e torno. E torno da te. E torno da te. Ci rivediamo domani lì dagli studi di Milano. Ma se uno volesse vederti, allora, se uno proprio volesse vedermi, può o venire a Fiumicino adesso, esce se sta qua in zona, così mi vede agli imbarchi, così, oppure mi viene a prendere a Linate quando arrivo, oppure stasera in seconda serata su Rai 2 insieme a Willem Dafoe, i Subsonica, Marco Travaglio, i soliti idioti. Scegliete voi l'opzione più comoda, ecco, fate un po' voi. Ci vediamo e ci sentiamo domani. Ciao, raga!